Okay, and now from Russia to Venice, Italy. We are in 1752 in the locanda of Mirandolina. The play is La Locandiera, The Innkeeper, written by Carlo Goldoni. And the scene you're about to see is performed by third semester Italian students. The Marquise and the Count are competing for Mirandolina's love, offering titles, protection, and wealth. Meanwhile, a very misogynous cavaliere mocks them both, stating that a hunting dog is four times more useful than a woman. At which point, Mirandolina launches into a monologue in which she rejects the Marquise's and the court and the Count's help, puts a cavaliere in his place, and declares her freedom and independence. Alana Miles, an Italian major, will be playing the harp. Sì, Conte, con te ha comprata. Io ho comprato la Contea quando voi avete venduto il marchesato. Oh, basta, son chi sono e mi si deve portare rispetto. Chi ve lo perde il rispetto? Io sono in questa locanda perché amo la locandiera. Tutti lo sanno e tutti devono rispettare una giovane che mi piace a me. Oh, questa è bella. Voi mi vorreste impedire che io amassi a Mirandolina? Perché credete che io sia a Firenze? Perché credete che io sia in questa locanda? Oh, basta, voi non farete niente. Io no e voi sì? Io sì e voi no. Son chi sono, Mirandolina ha bisogno della mia protezione. Mirandolina ha bisogno di denari e non di protezione. Ah, in verità mi fate ridere. Che mai puoi avere di stravagante con ste che non sia comune alle altre donne? Ha un tratto nobile che incatena. È bella, parla bene, veste con pulizia, è di un ottimo gusto. Tutte cose che non valgono un fico. Sono tre giorni che io sono in questa locanda, non mi ha fatto specie Verona. Ah, guardatela, forse ci troverete il buono. Pazzia, l'ho vista benissimo, è una donna come l'altra. No, 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 non è come l'altra. Io che ho frequentato tante dame, non ho trovato una che sappia unire come questa la gentilezza e il decoro. Ah, cospetto di Baco. Io sono sempre stato solito a trattare donne. Ne conosco i difetti ed i loro deboli. Pure con Mirandolina, nonostante il mio lungo corteggio e le tante spese fatte per lei, non ho potuto toccarle un dito. A te sopraffina, povere gonzi. Le credete? A me non la farebbe. Donne, allargala tutte. Ecco la nostra padrona. Guardatela, se non è adorabile. Mi inchino a questi cavalieri. Signori, chi mi cerca? Io vi cerco, ma non qui. Dove mi vuole, eccellenza? Nella mia camera. Nella sua camera. Se ho bisogno di qualche cosa, verrà il cameriere a servirla. Ehi, padrona! La biancheria che mi avete dato non mi piace. Se non ne avete di meglio, provvederò da solo. Signore, ve ne porterò di meglio. La servirò, ma mi pare che potrebbe chiedere le cose con un poco di gentilezza. Dove spendo il mio denaro non ho bisogno di fare complimenti. Ah, combattitelo. Egli è nemico delle donne. Che non ho bisogno di essere lei combattito. Povere donne, che cosa le hanno fatto? Perché è così crudele con noi, signor Cavaliere? Basta così. Con me non vi prendete maggior continenza. Cambiatemi la biancheria, la manderò a prendere dal servitore. Che uomo selvatico. Non ho veduto il compagno. Cara Mirandolina, non tutti conoscono il vostro merito. In verità, sono così infastidita dal suo atteggiamento che adesso lo mando via. Sì, e se non vuole andarsene ditelo a me, che lo farò partire immediatamente. Fate pure uso della mia protezione. E se perdete il denaro, io supplirò e pagherò tutto.
Grazie, signori miei, grazie. Ho tanto spirito che basta. Per dire ad un forestiere che io non lo voglio. E circa l'utile, la mia locanda non ha mai camere in ozio. Ci sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto e del fumo non so che farne. Se avessi sposato tutti quello che hanno di volermi, oh, avrei pure tanti mariti. Quanti arrivano a questa locanda, tutti di me si innamorano, tutti mi fanno i cascamorti e tanti mi dicono che mi vogliono sposare addirittura. E questo, signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta così bruscamente? Questo è il primo forestiere capitato alla mia locanda che non abbia avuto piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto si abbiano a innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. Il nemico delle donne non lo può vedere. Povero pazzo, non avrà ancora trovato quella che sappia fare, ma la troverà, la troverà. Con questi per l'appunto mi ci metto di picca. Quelli che mi corrono dietro, presto, presto mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza l'estimo